Nel 1944 molti cittadini di Aquino, per sfuggire agli orrori della guerra, in una zona attraversata dalla linea Gustav, decisero di fuggire in Alta Italia. Furono tanti coloro che cambiarono vita. Qualcuno trovò rifugio al nord, qualcuno si fermò in Toscana, altri raggiunsero la Lombardia, specie la provincia di Cremona. Proprio agli sfollati di allora sono dedicati quelli che il comune di Aquino ha definito come i due volti della memoria, quello per il 70° anniversario della liberazione della città e quello invece per il 71° del bombardamento dell'aeroporto di Aquino. Rievochiamo due anniversari importanti, ma soprattutto con i due volti della memoria abbiamo voluto ricordare il grande sforzo che hanno fatto molti comuni del nord che hanno voluto ospitare molte persone della nostra comunità. Una giornata dedicata al ricordo dunque, ma una giornata dedicata anche alla solidarietà, quella che mostrò la gente di zone dell'Alta Italia nei confronti degli aquinati. E ci riuniamo tutti insieme con un obiettivo comune, quello di affermare che la solidarietà, la fratellanza tra i popoli è sempre un punto fondamentale per ristabilire libertà e democrazia in tutti i territori. Una giornata significativa e importante che bisogna tramandare poi ai ragazzi, alle nuove generazioni e soprattutto nelle scuole, perché questo è molto importante. Per questa giornata di ricordo erano presenti diversi sindaci delle città che ospitarono Aquinati per sancire un patto di amicizia eterno con la città di San Tommaso. Il comune di Crotalatta è stato veramente orgoglioso di poterli ospitare, e di dare sostentamento per i beni di prima necessità e i valori di aggregazione con paesani, diciamo, di Crotalatta. Ricordiamo un evento drammatico, ma nella sua drammaticità ricordiamo anche una pagina bellissima di storia. Abbiamo potuto constatare quanto anche fra cittadini si fosse instaurato un clima di conoscenza, di amicizia ed anche di consuetudini ed anche di amori, visto che persone di Aquino si sono poi fidanzate, sposate con persone di San Bassano. La cerimonia, oltre a momenti istituzionali con l'inaugurazione di una stele commemorativa, ha visto anche un suggestivo momento musicale con il concerto della Banda dell'Esercito.